Tanto tempo fa teneva una moglie. Io volevo bene, ma essere poco meno. Allora sai che arriva, frate, rapida moglie. Già, è stato difficile. Avevo tutto organizzato per far venire un immigrato e far sembrare la cosa un reato. Assoldai un uomo nero, o forse non era nero, no, forse era marocchino. E sai che cosa fece? Sapete cosa fece? Se la prese. A quel punto io dovevo inscenare qualcosa che facesse pensare che quella cosa non l'avevo ideata io, ma che era stato il marocchino a volerla. Io. Così presi Annarella, si chiamava così, sì, e le dissi: perché non mi vai a comprare un'ombrella? Queste giornate un po' giose mi hanno stancato. Sì, dai, vai un po' al supermercato. E così mentre lei andava tutta spedita, incontrò Ahmed l'eremita. Emozione! Ma che cosa? L'emozione continua, Mi ha chiamato! Mi vuole nella sua stalleria! Come? Paura! Là ci sono tutte quelle con le tette grosse! Sono grosse, ho paura del sonno, Stop! Rabbia! Io pure le voglio così! Non è possibile che fai a me! Stop! Confusione! Io le avevo, ma non le trovo più! Lui mi ha chiamato! Stop! Sei sdegnata! Voleva che fossi come te! Che fossi come una delle sue cavalle! Ma io no! Io sono per il nuovo progetto! Stop! Clandestinità! Stop! Gli aggiungi anche la gioia a questa cosa. Sono mio! Io il tuo progetto. Il progetto orologio a cupa. Praticamente ogni ora esco io. Stop! Sensualità! Cucù! Aspetta, sei anche balbuziente! Perché